Sara Barone, allora, prima di iniziare a entrare nel merito, perché hai iniziato ad appassionarti al mondo cinofilo? In realtà io ho sempre avuto l'amore specialmente per i cani, per tutti gli animali, ma specialmente per i cani, perché anche la mia mamma è una persona che ha sempre salvato cani per la strada, insomma, si è sempre dedicata a questo animale qua in particolare. E quindi diciamo che ci sono un po' cresciuta con i cani, ce l'ho sempre avuti in casa e crescendo mi sono sempre di più appassionata a cercare di capire proprio come comunicare con loro, perché chiaramente c'è un linguaggio con cui comunicare con il cane, come c'è un linguaggio per comunicare con qualunque altro tipo di animale. Ogni animale è diverso e ogni animale appunto comunica con il proprio linguaggio, che si studia attraverso l'etologia, l'etogramma e la psicologia. Molto spesso il problema è che questa comunicazione salta perché non si ha tempo con il proprio cane. Molto spesso, esatto, viene preso inizialmente perché magari, non so, un bambino per vorrei i bambini, avere una... oppure perché a volte si prendono cani anche perché magari si stanno passando periodi brutti di depressione, certo. Allora abbiamo bisogno di una compagnia, però se poi uno lavora tutto il giorno, diciamo che non è proprio la cosa più indicata, perché anche soprattutto un cucciolo, ma tutti quanti i cani hanno bisogno di molte attenzioni, hanno bisogno di interagire con noi. Non basta farli stare al parco 10 minuti, non basta avere anche un grande giardino, perché vanno in isolamento sociale. A volte si sentono parlare di persone che dicono: ma io ho un giardino grandissimo, 300 metri quadri, lui può correre, può fare... Sfogarsi. Assolutamente no, assolutamente no. I cani hanno bisogno di interagire con l'uomo, proprio perché il processo anche di addomesticazione è stato un processo molto naturale, in cui è nato questo mutuo aiuto, no? In cui il cane ha iniziato... I lupi più deboli del branco si sono avvicinati all'uomo e è nato appunto questo mutuo aiuto, cioè il cane ha iniziato, il lupo ha iniziato a fare la guardia ricevendo cibo dall'uomo, quindi nessuno ha costretto il lupo a stare in casa. Per questo il cane moderno è un cane che ha bisogno di interagire con l'uomo, di avere fiducia e rispetto con lui. Dici, non basta portarlo, non so, a fare la pipì la assolutamente, assolutamente. Il cane ha bisogno di giocare, il cane ha bisogno di sfogare il proprio istinto predatorio con una pallina, con una straccetto, ha proprio bisogno di interagire con noi, di fidarsi e di rispettarci. Chiaramente poi noi parliamo del cane, ma il cane significa tanti cani, perché esistono varie razze, esistono i meticci, esistono, esatto. E quindi anche diverse personalità, diversi caratteri. Esatto, ci sono le qualità naturali che hanno tutti quanti i cani, in alcuni sono più o meno spiccate, e chiaramente ci sono le razze che hanno appunto le loro memorie di razza, diciamo, no? E, tornando al discorso delle qualità naturali, ci sono cani che possono avere un'aggressività, una possessività, una combattività più o medio alta, e comunque il consiglio che do io alle persone meno esperte è di andare a scegliere sempre il cane non in base all'estetica, ma in base proprio a questi aspetti, perché è importante sapere che comunque tutti i cani, come ad esempio pastore tedesco, pitbull, rottweiler, molossi in generale, sono cani che comunque a livello di linea di sangue sono stati selezionati comunque per proteggere e difendere. Quindi se loro ritengono che ci sia una minaccia esterna, questi cani devono proteggere e difendere. Questo che cosa vuol dire? Che non sono dei cani che uno non può avere in casa, semplicemente sono dei cani che uno deve saper gestire molto bene. Quindi il consiglio che do alle persone che non sono esperte è di non prendere questo tipo di cani, oppure di andare a scegliere il cane in allevamento con un esperto e di seguire il percorso con un esperto, perché chiaramente non si può gestire un pastore tedesco, un pitbull o un rottweiler se non si è esperti di cani. E questo esperto può essere appunto l'educatore cinofilo. L'educatore cinofilo. Ad esempio Sara Barone. Grazie. Si fa, è giusto fare un percorso, insomma. Benissimo, benissimo. Senti, interagire con il cane significa ovviamente anche il gioco, che è un elemento imprescindibile, esattamente come con i figli. Esatto, esatto. È importante giocare con il cane, e per il cane chiaramente a livello di psicologia non si tratta di un gioco, ma si tratta proprio di istinto predatorio. Che cosa succede? Che il cane
la sua massima soddisfazione ce l'ha nel possedere la preda conquistata, ossia la pallina che io ti lancio, lo straccetto con cui ti faccio giocare, in realtà per il cane è una preda. Che cosa succede? Che il cane prende questa preda, la conquista, quindi la cattura, e la sua massima soddisfazione, parlo del cane moderno, è proprio quella di possederla, perché mentre il lupo selvatico predava per mangiare, ad oggi il cane moderno preda per possedere, quindi la sua massima soddisfazione è di possedere. Che cosa succede? Che molto spesso si fa l'errore di togliere le cose dalla bocca al cane, no? Questa è una cosa che si fa comunemente, il cane, certo, prende la pallina, certo, tu vai lì, gliela togli, ed è una cosa che non si fa, perché... Però quello non è anche un momento di gioco spesso? È un momento di gioco... Uno tira l'altro? No. Il tira e molla sì, però okay, poi si lascia... La preda che il cane ha conquistato gli si lascia sempre, gli si dà una carezza e gli si dice bravo, perché in quel modo il cane sarà portato a fidarsi di più di noi. Perché la preda che si è conquistato noi non gliela stiamo togliendo, bensì la stiamo condividendo con lui. Senti, educatore o addestratore, c'è differenza? Allora, volevo precisare anche questa cosa, ci tengo, perché c'è un unico albo riconosciuto anche a livello internazionale dalla Federazione Cinofila, appunto, internazionale, che è l'albo dell'ENCI, in cui siamo addestratori. L'addestratore non è più l'addestratore vecchio stile, ossia quello che utilizza metodi coercitivi, come, perché purtroppo una volta si utilizzavano anche i collari elettrificati eccetera eccetera, ma è una persona che studia etologia, etogramma e psicologia del cane al fine di tutelarlo il cane, al fine di creare un binomio in cui ci sia rispetto e fiducia, per cui è chiaro che non stiamo ammaestrando le tigri con il frustino, niente di tutto ciò. Siamo addestratori e io sono fiera di dire che sono addestratrice, perché, ripeto, ad oggi i metodi coercitivi non esistono praticamente più. E poi un'altra cosa, potrebbero anche esistere, però io penso che sta alla persona che va ad addestrare il cane vedere sempre di che cosa si tratta, cioè vedere sempre l'addestratore, l'educatore, il comportamentalista, perché adesso ci piace, insomma, darci queste definizioni, sì, ma in realtà è una, cioè a livello di albo e di riconoscimento è una, ed è quella dell'addestratore dell'ENCI. E tornando al discorso di prima, è importante vedere sempre il lavoro che si sta facendo con il cane, quindi non esiste l'addestratore che si prende il cane e poi te lo ridà addestrato. Il cane lo deve addestrare sempre l'addestratore, sì, ma sempre insieme al conduttore, perché la fiducia e il rispetto si devono creare appunto tra conduttore e cane. Senti, se io dico Tata Cani Animali, che dico? Tata Cani Animali è il mio profilo Facebook, dove mi potete aggiungere tranquillamente. I servizi che do sono quelli di asilo, pensione e dog sitting. Quindi, insomma, tranquillamente mi potete contattare, chiedere consigli anche in base a, appunto, all'addestramento, se ci sono problemi, se volete un consiglio, molto volentieri. Barone Sara, per me è 110 lode. Grazie. Grazie mille. Grazie a Sara Banone. Allora, ciao. Mi raccomando, mettete un bel mi piace. Tata Cani Animali, questa è la pagina Facebook che fa riferimento alla nostra Sara, che ringrazio. Grazie a te, ciao.